Continuiamo a manifestare, continueremo a farlo. Quella di oggi è solo una prima tappa. Quella di oggi rappresenta e vuole rappresentare appunto la condizione di cambiamento che non poteva non essere, come dire, espressa da una piazza bellissima e straordinaria come questa. E poi qualcuno ci dice: perché la CGIL in piazza? Perché sempre solo la CGIL? Perché, compagni e compagni, noi siamo un'organizzazione di Giuseppe Di Vittorio, quella del piano del lavoro, quella della carta dei diritti, quella del referendum. È da qui che noi dobbiamo partire, e per questo non potevamo non essere in piazza oggi. Siamo qui e manifestiamo per le pensioni? Anche. Siamo qui e manifestiamo per i pensionati? Anche. Siamo qui e manifestiamo per il lavoro, affinché ognuno di noi possa avere un lavoro dignitoso, stabile, tutelato, retribuito. Siamo qui anche per lanciare un messaggio chiaro, forte, allo Stato, alla pubblica amministrazione, che guardate, paradossalmente rappresenta oggi quell'ambito che maggiormente produce lavoro precario. È insopportabile questa condizione. Chiediamo allo Stato innanzitutto di essere un datore di lavoro serio e responsabile, di eliminare i contratti precari e soprattutto di rinnovare i contratti dei lavoratori del pubblico impiego. Lo chiediamo nella manovra finanziaria, lo chiediamo al governo. Chiediamo anche che quell'impegno forte preso rispetto alla legge Fornero, ce lo ricordiamo tutti, era settembre 2016, c'è stato un impegno preso rispetto alle condizioni dei lavoratori e dei pensionati sulla legge Fornero. Oggi quell'impegno, compagni e compagni, è venuto meno, è rimasta, come dire, scritta sulla sabbia. E allora noi siamo qui anche per chiedere che gli impegni presi nelle situazioni di trattativa e di contrattazione vengano poi portati a termine. E rispetto alla legge Fornero noi dicevamo e continuiamo a dire che non va bene, che bisogna cambiarla, e questo è anche il messaggio che lanciamo forte in questa piazza. E allora, compagni e compagni, noi siamo qui oggi anche per tutti quei lavoratori che a 64 anni sono costretti a stare ancora su un'impalcatura. Questa è un'ingiustizia, è una condizione che grida vendetta. Siamo qui oggi anche per Francesca, che dopo 26 anni di lavoro all'IKEA ha perso il lavoro perché quella mansione che lei svolgeva è stata ormai superata dall'organizzazione di lavoro, e oggi a 54 anni viene a svanire appunto la propria condizione di donna lavoratrice. Siamo qui oggi anche per riconoscere il diritto a tutte quelle donne di vivere serenamente il diritto alla maternità. Siamo qui oggi per dire anche a tutte quelle famiglie che possiamo protestare insieme per permettere ai giovani di oggi di sognare di avere un figlio, di avere una famiglia, che non devono essere per forza i genitori anziani, magari molto spesso malati, senza cure, senza assistenza, a dover, come dire, sopperire alle funzioni di assistenza, di asilo nido e di tutela di quei bambini. Insomma, siamo qui oggi perché vogliamo continuare ad avere un sogno di prospettiva, il sogno di continuare a credere che possa esistere una condizione di lavoro per tutti, che quel lavoro sia, come dire, un lavoro giusto, un lavoro che non viva sotto la condizione del ricatto. E siamo qui oggi anche per dire che tutte quelle persone, tutti quegli immigrati che vengono respinti alle nostre frontiere possono manifestare